Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una... Siamo a Latina Scalo, presso l'Interporto. Questa è l'isola ecologica chiusa e abbandonata. La gestione dei rifiuti è un aspetto fondamentale per la società e rispecchia il grado di civiltà che essa è in grado di esprimere. Purtroppo le amministrazioni locali continuano a nascondere sotto il tappeto un problema che ormai ci sta divorando. Invece continuano ad affidare questi servizi a società private o partecipate, creando disservizi, inquinamento e sprechi ingenti di denaro pubblico. Tutto questo, tra l'altro, costerà pesanti sanzioni da parte della Comunità Europea, altri soldi a spese dei cittadini. È importante capire che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Per esempio, l'incenerimento dei rifiuti non elimina il prodotto rifiuto, ma semplicemente lo trasforma in gas o polveri nocive. Pertanto ci impegniamo a ridurre la produzione dei rifiuti, disincentivando l'utilizzo di imballaggi e confezioni ed incentivando la distribuzione di prodotti sfusi e al contempo l'utilizzo di materiali più facilmente riciclabili come l'alluminio e il vetro. Altrettanto ci impegniamo a promuovere la raccolta differenziata porta a porta, spinta, attraverso la quale è possibile raggiungere e superare percentuali di raccolta differenziata del 90%. I rifiuti così differenziati possono ritornare sul mercato delle materie prime, generando lavoro, benessere e soprattutto diminuendo la stessa necessità di approvvigionamento. Il resto del materiale non differenziabile può essere trattato e riutilizzato come materiale inerte. Un sistema di questo tipo può portare a un ciclo prossimo a rifiuti zero. La chiave di tutto questo è la partecipazione del cittadino, che deve essere istruito, formato ed informato. Ottenere risultati concreti con questo metodo non è un esperimento, è già realtà oggi in Italia. A Salerno, 74%. A Pordenone, il 77%. A Capannoli, in Toscana, il 90%. A Bedelago, in Veneto, 99%. I risultati li abbiamo già ottenuti, il metodo è sperimentato e funziona, dobbiamo soltanto applicarlo. Non siamo un partito, non siamo una casta.